Buondì! Sono nel mood di Zelda. Mi sto giocando un mucchio di Zelda tutti insieme. Praticamente ho finito Oracle of Ages. Dopodiché mi sono iniziato praticamente contemporaneamente A Link to the Past, Link's Awakening e Minish Cap. Tutti insieme. Il mio obiettivo è farmi definitivamente un'idea di quale sia il mio Zelda preferito, almeno tra quelli top-down. Neos Controller, benvenuto, grazie per il follow. Come va? Storm, riuscirei a streamare mercoledì? No, purtroppo no. Il mio piano è questo. Oggi faccio il più possibile, mercoledì non ci sarò, e venerdì finale. Il piano è questo. Poi non so se riuscirò effettivamente a finirlo, ma il piano è questo. Un paio di hot take sugli Zelda che sto giocando. Link's Awakening è peggiore di quanto ricordassi. È il tipo di gioco che ti dà... Ok, aspetta un attimo che sta finendo la musica. Mettiamo Paper Mario. Parti dal Paper 64? Sì, stiamo giocando in questo momento a Paper Mario 64. Dopodiché non passeremo al Portale Millenario, ma passeremo a Origami King, che uscirà proprio il 17 luglio. Dicevo, su Link's Awakening, hot take, è peggiore di quanto ricordassi, perché è il tipo di gioco che ti lascia un bel ricordo, perché ha una bella musica, ha una bella storia, un'atmosfera affascinante, ha proprio tutto un setting molto affascinante e carismatico. Poi però quando lo giochi ti accorgi che ogni volta che tocchi un vaso ti appare il messaggio. Ogni volta che collezioni una conchiglia ti appare il messaggio. Ogni volta che devi esplorare devi aprire il menu, equipaggiare un oggetto, uscire. Per esempio nel Link to the Past che è uscito prima, lo scudo è automatico. E anche gli stivali di Pegaso sono automatici. E anche il bracciale è automatico. Non devi andare a equipaggiarli ogni volta. Mentre in Link's Awakening ogni volta entri nel menu, equipaggi, poi riapri il menu, cambi e così via. Quindi diventa un pochino palloso esplorare. È peggiore di quanto ricordi solo perché pensavi fosse il migliore di tutti i tempi. Diciamo, non è che lo odio, chiaramente. Pensavo che sarebbe stato il mio preferito. Invece... sono abbastanza convinto che il mio preferito tra quelli top-down sia A Link to the Past. I migliori sono i più vecchi a parte Zelda 2. Sì, Zelda 2 non è il massimo. Zelda 1 è molto rudimentale, però adoro lo stile dell'esplorazione, diciamo così libera. Detto questo, buondì a tutti. Fine degli hot take su Zelda. Siamo a livello 19, 25 ore. Ci manca solo uno spirito stellare. Ancora per poco. Zelda 2 ha il suo fascino solo perché è unico nel suo genere, sì. Ha molti fan, comunque, Zelda 2. Non è che sia un brutto gioco. Però chiaramente non è... come dire, polished, si direbbe in inglese. Non è rifinito. Che sarebbe quale? Intendi lo spirito stellare? Non ne ho idea. Zelda 2 sarebbe carino se il gioco non ti richiede di trovare una cosa in una casella specifica senza dirti niente, già. E anche Zelda 1 ne è un po' colpevole. Una cosa in Link's Awakening è che a volte ci sono dei puzzle tipo devi sconfiggere questi nemici in un ordine prestabilito. Solo che se non sai già il nome dei nemici, sei fregato. Tipo ti dice devi sconfiggere prima... questo, non mi ricordo il nome, poi lo Stalfos, poi quell'altro, ma se non sai i nomi, sei fregato. Ancora peggio se non sai l'inglese. Inizi già sbagliando direzione, giusto. No, so esattamente dove vado. Fidatevi. Iniziamo male. Leggevo la chat. Quindi, ah ok, l'altra volta ho liberato la strada qui, quindi ora devo andare dall'altro lato.
Oracle of Ages mi è piaciuto. È difficile dire quale mi è piaciuto di più tra Link's Awakening e Oracle. Non ho ancora giocato a Season, so che sono molto diversi. Season ormai è l'ultimo Zelda che devo finire, dopodiché li ho finiti tutti. Oh. Ok, quindi devo fare tipo così. Ok. Tutti sono belli, sì. Qua che succede? Che te ne pare dell'antagonista di Ages? Mi piace il fatto che ci sia un antagonista diverso. Prima di tutto, non sono un fan di riciclare sempre Ganondorf. Ok, iniziamo bene. Parato però. Allora, questi se non sbaglio non erano molto forti. Facciamo multisalto. Poi chiaramente ci sono dei giochi in cui Ganondorf è caratterizzato molto bene, per esempio in Wind Waker. Adoro Ganondorf in Wind Waker. Facciamo Cooper. Attento al Kamek giallo che elettrifica, giusto? Oh, non ho FP! Bene! Beh, allora... Che dire? Allora, posso solo ammazzarne uno, quindi... Vediamo se basta. Cooper. No! Ho sbagliato... ho sbagliato l'attacco. Mi sono confuso col... con Lady Boo. Buongiorno a tutti, sta andando molto bene questo inizio. Personalmente in una tier list darei Nick 2 un suo posto. Per quanto è diverso, sì. È difficile paragonarla agli altri. E anche Breath of the Wild. Breath of the Wild, secondo me, paradossalmente è abbastanza simile a Zelda 1, nel senso che ti lascia esplorare molto liberamente. Anche se chiaramente è molto diverso dal punto di vista dei dungeon. Per adesso sto cercando di giocare tutti quelli top down. Quindi per paragonare almeno quelli là. Facciamo così. E non basta. Almeno stiamo per salire di livello. Giusto, potrei usare Watt. Facciamo Watt. Stavo pensando Oracle of Ages contro Link's Awakening, forse preferisco leggermente Oracle. Anche perché ha proprio un sacco di miglioramenti quality of life. Tipo il fatto che... appunto hanno tolto il fatto che ogni volta che tocchi un vaso o una pietra appare il messaggio. Non ci sono quei power-up che appaiono a caso quando sconfiggi i nemici, che sono solo una rottura. Il testo è più veloce. Il cattivo mi piace abbastanza. È abbastanza, diciamo, non è caratterizzata tantissimo, Veran. Appare solo ogni tanto ed è tipo, ah, sono cattiva. Voglio conquistare il mondo. No, dice così, però insomma. E là? Oh, il mio clone mi dice cosa fare. Oggi rediamo Yotobi? Sì, è un piccolo streamer Yotobi che non... non decollerebbe mai senza il nostro aiuto. E là! Mario, sono io il vero Cooper! Ovviamente lo avevi già capito, dico bene? Mario, sono io il vero Cooper! Tutti gli altri sono dei falsi! Mario, sono io quello vero! Lo avevi già capito, vero? Sono io il vero Cooper! Non dubiti di me, dico bene? Fratellone, sono io il vero Cooper! Ovviamente già lo sapevi, visto che sei mio fratello, vero? Mario? Ok, per chi non lo sapesse, questa è una traduzione in corso che stiamo facendo, o almeno che Super1033 sta facendo. Non so se oggi in chat. Quindi è ancora a metà, come potete vedere. Fare meglio a colpire questi impostori uno per uno. Veran probabilmente è l'unico antagonista femmina giovane, sì, in effetti... Da quel punto di vista... No, c'è Hilda, di A Link Between Worlds. Perdonami, quali sono le differenze tra Oracle of Ages e Season? Allora,
Uno, Ages ha la meccanica del tempo, quindi torni indietro nel tempo e vedi il passato. È un po' come Ocarina of Time, ma al contrario, invece di andare nel futuro vai nel passato. Mentre Seasons ha la meccanica delle stagioni, quindi vai da estate, primavera, inverno, autunno. Inoltre sono totalmente diversi dal punto di vista dei dungeon. Se non sbaglio, i dungeon sono completamente unici. E il mondo è anche diverso, sì. Solo le meccaniche di base, diciamo, sono simili. In realtà sono proprio completamente diversi, non è tipo un caso Pokémon rosso e blu, che sono letteralmente la stessa cosa, con un paio di differenze. Si sa il terzo Oracle che meccanica avrebbe dovuto avere? Non so se si sa. Sì, Ages è più action e Seasons è più... Al contrario. O no? Io sapevo che Ages è più action e Seasons è più puzzle. Ok, chissà quale sarà Cooper. Devi avere una specie di sesto senso, figliolo. Grrr, ricordati di me, tornerò. Ok, quindi Ages è più puzzle e Seasons è più azione. Interessante, perché ho appena finito Ages e i puzzle non erano il massimo. Diciamo che... una cosa che non mi è piaciuta molto di Ages è che ci sono molte fetch quest. Molti puzzle sono tipo, trovi un oggetto qui, devi trovare a chi portarlo. I dungeon sono carini, anche se sono un po' a volte pallosi perché ti fanno andare avanti e indietro. Una cosa che non sopporto sono quelle stanze in cui devi battere tutti i nemici, che poi esci, rientri e i nemici respawnano. E quindi ogni volta devi rifarlo. Come si spottano? Cooper è chiaramente lui. È il nostro compagno Koopa. Tutti gli altri sono chiaramente Luigi e un altro personaggio. Mario uccide Luigi.mp4. Ho un'ombra che mi segue, in effetti sì. Sarà anche questo falso? Fratello! Ti ho detto che ero il vero Cooper così tante volte, che cattivo! Scherzavo. Pensavo davvero di averti fregato. Davvero. Sì, intanto Mario sullo sfondo sta massacrando Cooper. Sì, giusto Mario. Sapevo che l'avresti indovinato. Quelli erano i peggiori travestimenti di sempre. Sarà falso anche lui? No, è vero. Ok. Mi chiedo se posso tornare qui. Per prendere quello. Forse... vediamo. Forse... Combat? No? Sì, ok. Evitiamo il Duplighost e c'è... Tessera oggetti per 3. Addirittura, ok. Già è raro che io usi un oggetto. Rarissimo che ne usi 2, quando mai ne userò 3 insieme. Bombette che esce dal muro, sì, si teletrasporta. Allora. Forse è meglio oggetti per 2, sì, per me è sufficiente oggetti per 2. Ok, sciroppo acero, e qui che c'è? Una scheggia. Sapete cosa? Forse potevo sconfiggerlo quel nemico. E là? Non si sa mai. Questo coso sembra... com'è che si chiamano? Reznor, ecco, quelli di Super Mario World. Quindi suppongo che... ok. Bastava fare così.
Sembrava un Koopa Sapiens. Era più dinorino, dite? Allora, la chiave non ce l'ho. Quindi andiamo qui. Vediamo se c'è qualcosa qui. No. Ok. Mario muore per l'ennesima volta. Dovremmo essere molto vicini alla fine. Credo, spero. Ok, questi sono 4 e io sono senza FP. Quello che faccio è pan di stelle. Stiamo per salire di livello, quindi non importa conservare. Bless. Sono ancora tutti vivi, bene. Facciamo che... Onestamente non importa molto, uccidiamone uno. Parato. Quindi il Kamek verde aumenta la difesa. E questo invece cura. Ok, in effetti era il caso di uccidere quello bianco. PK Starstorm, sì. E poi spariamo un altro pandistelle. Oggi ho mangiato... Bless. Ho mangiato dei biscotti al cioccolato molto buoni. Non voglio fare pubblicità, oppure sì, chi se ne frega. Si chiamano... Dolce senza, tipo, di... misura. Che sono senza zucchero e hanno solo delle scaglie di cioccolato. Molto buoni col cappuccino. Ho mangiato un Bless, sì. Ok, è il momento... È il momento... del lag. È il momento del voto. 100 star point precisi. Quindi, come dicevamo, BP è al massimo. La scelta è tra cuori ed FP. Per ora vince Fiori. 6-2. Serviranno col boss? Mentre votate, facciamo la pubblicità, poi devono sponsorizzarmi. Ah, col lag. Laghiamo a volontà. Yeah, laghiamo! Vediamo se carica. Vediamo se carica oppure no. Pensi di caricare? Ok. Ok, ci siamo. Intanto ha vinto chiaramente Fiori. Quindi grazie per aver votato. La CPU frigge nel frattempo mentre io cerco immagini su Google. Basta! 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 Ok, fine. Basta, stop. Qua. Sponsorizzatemi. È anche gigantesco, ok? Sponsorizzatemi. Scherzo, non farei sponsor di biscotti. Unless... Ok. Qua ci sarà. Mi sa che l'ho pure preso una volta. Tessera irruenza. Interessante. Aumenta l'attacco di uno, diminuisce la difesa di uno. Sembra qualcosa che fa per me. Una cosa che mi piace, mi è appena venuta in mente, in Oracle of Ages, è che ci sono gli anelli. Non sono sfruttati tantissimo, ma all'inizio del gioco praticamente trovi l'anello che ti aumenta l'attacco e diminuisce la difesa. E questa praticamente è la stessa cosa. Vediamo dov'è. Irruenza 2! Costa solo 2! Subito! Togliamo... Togliamo...
Togliamo intraprendenza, non so perché ce l'ho ancora. Carica salto. Rip, carica salto. E mettiamo irruenza. Chiaramente, carica salto mi aumenta... Però carica salto aumenta un bel po'. Magari facciamo che metto carica salto 1 invece di carica salto S. Ok. Così abbiamo permanentemente un po' di più. Potevi levare il potenziamento del Bless, sai cosa? Faccio così. Via carica salto, via il desio potenza, uno dei due. Carica salto S, ok. Così facciamo il sedere a tutti i nemici. Dunque. Torniamo indietro. Andiamo qui. Andiamo di nuovo qui. Usalo anche al boss. Sicuramente lo userò col boss. Ah, il posto sugli anelli, sì. È difficile seguire tutta la chat. In Oracle of Seasons ci sono un botto di anelli strani, che non so se ci sono anche in Ages. Quello che ti trasforma in Link del primo Zelda, sì, c'è anche in Ages, l'ho trovato. Quello che non fa niente ma si può prendere solo se giochi su GBA. Quello non ce l'ho. Non so se si trova. Ci sono anche tutti gli anelli che ti trasformano nei nemici. E non ho mai capito a che servono. Suppongo che se li usi non ti colpiscono. Ma non li ho mai usati. Dunque, facciamo multisalto. 5. E con Cooper facciamo maxi push. Sapete che vi dico? Sapete che vi dico? C'è una porta nella prima città che è chiusa su GBC? Ecco cos'è quella porta! Me lo chiedevo. Ci sono anche delle cose che non sblocchi finché non connetti i due giochi. Non usare multisalto, chiaramente no perché morirebbe dal primo. Usiamo... Facciamo un altro maxi guscio. Che dovrebbe bastare per quelli dietro. Esatto. E poi ammazzo lui. Basta così. Via Bombette. Nah. E ora? Beh, facciamo una rinfrescata, suppongo. Bless. Non penso duri per sempre. Se dura per sempre, il gioco è finito. Il boss finale è questo Koopa qui. Facciamo... Passaturno. Aia, però fa male per essere invisibile. Ok. Salto. Ah, una cosa che dovevo dire. Avete presente la classifica dei livelli? Ovviamente sì, se siete qui da almeno uno stream. Se siete nuovi, la classifica è questa qui a sinistra. E si sale di livello semplicemente guardando lo stream e cliccando ottieni un livello, giusto? Ho intenzione di trasformarla da classifica del 2020 a classifica di Paper Mario. La classifica finirà con Paper Mario. Perché è pay to win. Allora, quando ho fatto la classifica non sapevo che gli abbonati ricevessero più punti. E così è pay to win, effettivamente, perché se siete abbonati, fate un miliardo di punti e salite più in fretta. Se non siete abbonati, prendete meno punti. E... chiaramente apprezzo tantissimo chi si abbona, ovviamente, ma... cioè, grazie, però non...
Mi pare giusto fare tipo una classifica e dire siete più fighi se siete abbonati. Quindi penso di ritirare la classifica e di fare qualcos'altro al suo posto. Chiave? Chiave? Quindi vi avviso ora, se pensavate di abbonarvi apposta per la classifica, e in tal caso che avete in testa, ma se pensavate di farlo, non fatelo, perché durerà fino a venerdì e basta. Insomma, se volete abbonarvi, semplicemente perché volete supportarci e basta. Non è affatto necessario, apprezzo semplicemente che siate qui a guardare. Dunque, in effetti si sono i Dino Dino, credo. Ok. Ok, c'è bisogno di dirmelo ogni volta? Allineali. Ok, ho capito. Credo. Venerdì si rendeva disponibile l'abbonamento di Twitch Prime. Ovviamente se vuoi... Lo apprezzo. Ops, ho colpito il microfono. Dico, se vuoi l'apprezzo, non... Non fa schifo. Però... Chiaramente, diciamo... Fatelo solo se volete... Supportare il canale, insomma, non... Non è importante. E tu? Forse devo fare così? No. Devo spingere l'altro da dietro? Ah, sapete cosa? Forse vanno solo indietro. Cioè, in avanti. Ok, ho capito. E leggimi. Sì, l'ho capito da solo! Dunque, vediamo lo sprite... del retro. Vi siete mai chiesto com'è sedere di un Dino Dino? Ecco, è sedere di un Dino Dino. Quindi. Il bello è anche che si resettano. Dunque. Ah, non c'è lo specchio! Sono scemo! Non c'è lo specchio! Ok. Allora è molto più facile di quanto pensassi. Quindi tu è qui? E facciamo così. Tu facciamo così. Tu così. Poi ti parlo da qui. E ti parlo da qui. Bel puzzle. Sembra un po' un puzzle zeldoso. A proposito di Zelda. Ok. Andiamo dal boss? Siamo vicini? Direi proprio di sì. Ok, facciamo una cosa bella. Prendo Gumbario, che abbiamo capito che è overpowered. Dopodiché... Sono pazzo? Forse sono pazzo, ma... Tolgo Mega Difesa e metto un'altra potenza più. Vediamo cosa succede. Il setup con cui il gioco ti dice che sia la stanza prima del boss, è un classico. Chi è che viene in un luogo come questo? Molto lentamente. Tu sei quello stupido di Mario, vero? Alla fine sei arrivato fino a qui, eh? Che risata è? Sei venuto a salvare lo spirito stellare, dico bene? Ma non andrà così.
Ti sconfiggerò qui, poi offrirò in regalo a Re Bowser un Mario congelato. Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts. Salve! La musica! Aspettate che... Devo alzare! Ok, riabbasso, se no... Non si sente una mazza di quello che dico. L'avevamo già usata? È molto famosa. Giustamente, direi. Scelta di parallelo... È parallelo. Quindi Super, che sta facendo la traduzione, l'ha chiamato parallelo. Non so se viene da un gioco ufficiale o se è inventato. Forse è tradotto dal giapponese. Nel GDR del Mario Scasso anni fa, può essere. Quindi 70. Attacco 6, difesa 2. Ti attacca con i Crystal Beat. Ogni attacco fa 4. Ok. E cerca di congelarti. Quando i suoi HP sono bassi, cerca di dividere e conquistare. Il suo attacco diventa 8. E poi colpirlo solo attaccando il vero corpo. Che intendi vero corpo? Se non sai qual è il vero corpo... Ah, quindi si divide tipo Ghignarda, Superstar Saga, ok. Dunque, supercarica, anche se forse era meglio fare subito un attacco sui cosini. Oh mio Dio, ok, ok, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Tutto bene. Facciamo un salto turbine. Bene! Sbagliato. Bless. No, va tutto bene, va tutto bene. Ok, facciamo multisalto per colpire tutti. E sbaglio. Mega difesa? Nah. Nah. Facciamo un altro carica. Con Gumbari intanto. Ora mi fa solo 5 al massimo, 4. Ok. Va tutto bene. Va tutto bene. Facciamo così. Rifrescata. Rifrescatina. Bless. Va tutto bene con la B. Carica. Ok. Con Mario continuiamo a fare il multisalto. Speriamo che mi riesca meglio. Eh no, non mi riesce meglio. Ora Gumbario fa 7? Bene, facciamo ancora carica. Ora al massimo mi fa 5, ok. Facciamo un'altra rinfrescatina. Bless. E ora scateniamo Gumbario. Vediamo quanto faccio schifo. Spero di fare almeno 3 volte. Ok. 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 Aia. Mario è congelato e non può muoversi. Potrei continuare multitestata. Perché è quasi morto. Facciamo multitestata, dai, rischiamo. Uno, fa solo uno così. Oh. Quasi morto un paio di... Allora,
carica? Questa battaglia sarà un po' più lunga di quanto pensavo. La difesa 2, sì. Allora, facciamo sempre il multisalto con Mario. Bene. Facciamo ancora carica, facciamo così. Sperando che non si curi ancora. Aia. Aia. Facciamo carica. Va tutto bene, va tutto bene. 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 È tutto sotto controllo. Va tutto bene, carica, va bene. Va bene. Ok, evoca l'oro. Quindi con Mario facciamo multisalto. Va tutto bene, non mi sta per uccidere. Facciamo così. Ora cerca di congelarmi, giusto? E io lo paro. Ok. Facciamo... facciamo carica. Ho un piano. Ho un piano. Ho un piano. Ah, si cura solo due volte. Ok, bene. Parato, visto? Che ho detto? Chiaramente. Era previsto. Dopodiché faccio... Astrina. Dopodiché faccio multitestata, visto che non dovrebbe curarsi più, giusto? Uno. Oh mio Dio, no! Ho sbagliato! Beh, 21 in un solo turno è già tanto. Ok, ghignarda. Per chi non lo sapesse, la strega ghignarda, in Superstar Saga, lo sprite vero è animato tipo con un frame di differenza. Cioè, l'animazione è un frame in ritardo o in anticipo, non lo so, ma è leggermente diversa. Non so se è lo stesso qui. Scommettete, qual è? Non Watt. Lucky Rester. Aerial 3. Dopodiché... cacchio, mi dispiace di aver fatto solo 21. È strano dire solo 21, ma... facciamo... facciamo... ma sì, facciamo così. Ok. Super jump. Provo a chiudere. No, ok. Facciamo... What? Lady Boo no, perché ha 2 di difesa. What è la cosa più sensata. Dai, ci siamo quasi. Ridai. Carica Go Go con un Vario. Nah, dai, è quasi morto. Facciamo di nuovo... facciamo... la T-Lester. Scusate, Giovanni. Slancio. Non si è curato, no? A quanto pare si cura solo 2 volte in tutta la battaglia. Ok, dai, ancora un turno ed è morto. Bene!
Non lo parerò mai più. Ho finito gli FP. Già. Facciamo what? Dai, è morto. Prossimo turno è morto. Panistelle. Non posso usare slancio. Quindi mi butto. Colpisco uno dei tre. Chi colpisco? Il primo che dice in chat un numero. 1, 2 o 3. Nexus ha detto 3. Non era lui. Nexus bannato. Ah, 9 esatti! Ok. Addio un fungo SOS. Colpa di Nexus. Nexus bannato. Ok, panistelle. Ed è morto. Peccato che se fossi riuscito a colpirlo, o meglio a pararlo, o se fossi riuscito a fare un colpo in più con Gumbario, avrei risparmiato il fungo, ma insomma. 42, wow. L'ultimo spirito stellare è... Re Bowser, perdono! Era uno, quindi aveva ragione... Iperdan. Iperdan promosso. Non so a cosa, è promosso a VIP. E l'ultimo è Astro. Astro. Astro Millo. Astro Hitler. Questo gioco sono tutti fissati con gli spin. Mario ha salvato l'ultimo spirito stellare, Kalmar, che in italiano mi pare che si chiami appunto Astro Millo, tipo Camomillo, non lo so. Dal Crystal Palace. Ora, con i 7 spiriti stellari, abbiamo finalmente 7 spiriti stellari. Ha il potere di sfidare Bowser e lo scettro stella. Infine, è giunta l'ora per lo scontro tra Mario e il re malvagio Bowser. Riuscirà Mario a salvare la principessa Peach e recuperare lo Star Rod o Scettro Stella? O tutti i desideri rimarranno inesauditi? Sto realizzando che è letteralmente la stessa storia di Super Mario RPG. Solo che il cattivo qua è Bowser e non un personaggio originale. Ora andranno tutti su Mario Party 5. Ok, sapete che momento è? Se non è il vostro primo stream, sapete che questo è il momento in cui dovete scappare. Se invece è il vostro primo stream, mi spiace per voi, non sarete mai più gli stessi. Oh Mario, mi chiedo dove sia adesso. Vorrei solo sapere... se gli sono d'aiuto. Ma certo che lo sei. Mario starà bene. Dovresti essere fiera dei tuoi sforzi. Mario sa tutto ciò che hai fatto. E non preoccuparti, principessa. Presto potrei parlargli di persona. Spero che tu abbia ragione, Twink. Grazie per avermi consolato. Ora torniamo nella mia stanza, ok? Oh, Princess Peach! O meglio, Principessa Peach, parla in italiano. Il tuo... vecchio Bowser coccoloso è qui.
Non possiamo avere una conversazione amichevole per una volta? Andiamo, fammi vedere un sorriso. Non ho niente da dirti. Oh, non essere così... così... Bill. Sei bloccata con me per molto tempo. Sarai bloccata con me per molto tempo, bellezza. Farei meglio ad abituarti. Mario sta avvenendo, Bowser! E tu non puoi fermarlo! Oh, povera, sciocca ragazza! Sono invincibile con questo scettro stella. Non lo sai? Mario non è un ostacolo per me. Non ha speranze, insomma. È storia vecchia. Fattene una ragione. Sua incrostatezza. Abbiamo un'emergenza. Farà meglio ad essere importante. Sono proprio nel mezzo di una conversazione amichevole con la principessa. Ah, Mario ha salvato tutti e sette gli spiriti. Non ho detto sette. Quindi non so perché ho detto sette, ma sette spiriti. Quindi c'è una possibilità che sia... che possa venire qui col suo potere. Col loro potere. So parlare. Dobbiamo prepararci in caso si presenti. Cosa? Gah! Mario! Ok, ascolta Kameka. Manda tutti alle loro postazioni. Gli faremo un'imboscata nel secondo in cui entra nel castello. Principessa Peach, perché non vieni con me a guardare? Avrai un posto in prima fila nel vedere Mario che viene schiacciato. Tu, sì, tu! Legala immediatamente. Se scappa questa volta, voleranno teste. No, per favore! Perché non l'hanno fatto nel primo capitolo? Tu, grande e grosso Koopa! Cioè, questa dovrebbe essere la voce più acuta, quindi grande e grosso Koopa! Mostra del rispetto per la principessa! Cos'è questo piagnucoloso... coso... scintillante? Un coriandolo? Gah, vattene! Twink! Prendi la principessa, ora! Andiamo! No! Ok, mi spiace ma Twink è morto. Il mio nome è Astromillo, ok, qua è tradotto. Mario, complimenti per essere arrivato fin qui. Con me risulta che tu abbia salvato tutti i sette spiriti stellari, grazie davvero. La primissima volta che hai fatto le voci Twink era proprio... con l'acuto massimo stile Albi. Era tipo... tipo... non così, ma... tipo così. O forse così. O forse così. Non ho idea di come sia suonato. Spero di non avervi spaccato le orecchie. Dai, finalmente c'è la battaglia contro Bowser! Ho deciso di metterti a disposizione il mio potere, in modo da riprendere lo scettro stella, sconfiggere Bowser e portare la pace nel mondo dei funghi. Quindi anche salvare la principessa Peach. E il suo potere è... l'energia stella è salita a 7 e Mario può usare Up and Away.
puoi trasformare i nemici in stelle. Ok. Mario, per prima cosa vieni al colle Stella Cadente. Da lì prepareremo una via che collega la Terra delle Stelle. Il nome di questa via è Strada delle Stelle, molto originale. Percorrila e giungerai alla Terra delle Stelle. Il mio desiderio è quello che voi serviate il mondo con successo. Metticela tutta, Mario. Per ora è un addio. Rainbow Road. C'è qualcosa qui ora? Nella stanza del boss forse ci vuole troppo, mi secco, ok, addio. Sto rientrando nel castello, sì, pensavo che magari ci fosse qualcosa di segreto nella stanza, ok. La Rainbow Road è basata su Paper Mario? No. La prima Rainbow Road o pista arcobaleno è apparsa in Super Mario Kart. 1992, dovevo salvare! Oh, meglio così. Non importa tanto. Ok, qua ignoriamo. Volendo potrei prendere qualcosa. Non so se ho spazio. Prendiamo tipo... questo. Qua si chiude ma non me ne frega niente perché me ne sto andando, addio. A massima è la Star Road, sì, che proviene da Super Mario World. E là! Sì, in Super Circuit c'è il castello di Peach con il design di Paper Mario. Che a pensarci bene credo che sia l'unica volta che qualcosa di Paper Mario è finito in un Mario Kart. Vorrei sbagliarmi, ma temo che sia così. Alle stelle. Lo proverò un'altra volta. Facciamo un multisalto. Ok, uno è morto e l'altro pure. Mario Kart Wii c'è un circuito chiamato Dry Dry Ruins. Oh, basta, oh! Fa male ora che ho quella tessera. Sì, tecnicamente è lo stesso nome, ma non è ispirata, diciamo, esteticamente. Nutella Biscuit. Biscotto. Benvenuto o benvenuta e grazie per il follow. Parlavamo di biscotti al cioccolato poco fa. Quindi ora ho ancora più fame di prima. Allora, rimetto un mega difesa. È un po' esagerato avere... irruenza e non compensare un po'. Ok. Come dicevo qualche stream fa, c'è un bel po' di backtracking in Paper Mario. Facciamo un multisalto. Sbagliamolo. Happy. Facciamo che prendo Cooper. Up and away? Lo farò dopo. Quando starò per salire di livello. Aia. Aia. Vediamo come posso morire. Ancora non ho salvato. Facciamo semplicemente un salto. Così. Ok. Sì, non lo farò mai. Perché l'ultimo potere stella non esiste. Facciamo che... non combattiamo. Salviamo finalmente. Dopo il boss. Ed eccoci qua. Ah, non dà esperienza. E allora non lo userò mai.
Facciamo... Sì, facciamo un multisalto. Tanto ora mi curo. Non danno niente? In che senso non danno niente? Non danno esperienza... Ma così consumo i punti. Junior Troop è scomparso, si è morto. Sono morto! Sono morto! Sono morto! Sto andando a curarmi, sì, ma... Curarmi nella... Nella casa? Non fa recuperare anche i punti stella, o no? Resetta. Buona idea! Non fate caso alla scritta gialla. Questo è un Nintendo 64 totalmente originale. La casa ricarica i punti stella, ok. Ora lo so, ora l'ho imparato. La 4859esima volta l'ho imparato. È bello vedere comunque tutti gli spiriti. Dicevamo, eccoci qua. Facciamo così. Lagga, sì, il mio Nintendo 64 lagga un po'. Vediamo un po'. Bless. La tessera per la difesa? No. No, la tessera l'ho messa per la difesa. Però ho anche la tessera irruenza. Ok, ciao. Praticamente... Ragazzi, mi sto rendendo conto. Questo potere stella trasforma il gioco in Sticker Star. Ottieni le monete e basta. Oddio. Bless. Quindi ragazzi, all'improvviso, let's play di Sticker Star. No dai, si capisce che non è Sticker Star perché è un compagno. Ed è originale. Facevi prima scappare, sì, però così ottengo 3 monete. Vuoi mettere? Ok, andiamo a curarci. Come stai? Combatto per la pace e la giustizia. Anch'io, lo sai? In Shiver City. Buona fortuna a salvare il mondo. Perché rifiuti Giampaolo? Mi sta antipatico Giampaolo. Perché sprechi punti stella? Perché ora si curano. C'è ancora un fungo qui. Ok. Dopodiché... Patata. Visto? Curato. Dopodiché torniamo al borgo. Qua vendono funghi SOS, ne compro uno, visto che l'ho appena perso col boss. E adesso siamo messi così, 2 ultrafunghi, sciroppo acero, 2, un super fungo, un lampo blitz che non è il massimo. Maestro 3, ok. Vendiamo lampo blitz. E compriamo una stella cadente. Quindi adesso ho 2 funghi SOS, 2 ultrafunghi, 2 sciroppi, un super fungo, una pagnottella e una stella cadente, perché no? Spero che il boss finale di Origami King sia un personaggio originale. Ah, bella battuta. Ci spero tanto, ma... Allora, segnatevelo. Passi per iscritto. Che oggi, Storm, alle 4 e 6 minuti del... Che giorno è? 8 giugno 2020. Scommette. Cosa scommetto?
Cosa scommetto? Scommetto un limone che il boss finale di Origami King sarà Bowser. Oppure Bowser Origami, oppure Bowser Super Ultra Mega Origami Scintillante. Segnatevelo. Oddio. Facciamo così. Tanto sarà così. Praticamente Nintendo ha messo una tassa su Bowser. Devi avere Bowser, o meglio, la tassa che devi usare Bowser. Se ci pensate, praticamente dagli anni 2000 è così in ogni gioco, il boss finale deve essere Bowser. Se voi prendete Super Mario Sunshine e Retire, se prendete Super Mario Sunshine, il cattivo è Bowser Jr., no? E barra Mario Ombra. Ma il boss finale deve essere Bowser. Anche se non c'entra una mazza, il boss finale è Bowser. Superstar Saga, in qualche modo, hanno fatto un miscuglio. È una forma di Bowser barra un personaggio diverso. Il portale millenario? No, ok, il portale millenario si è salvato. E anche Super Paper Mario, in effetti. Avete presente Yoshi's New Island? Il boss finale è Bowser Jr., anzi no, Baby Bowser, e poi all'improvviso è letteralmente fuori dallo spazio e dal tempo, appare Bowser. Senza spiegazione, così. Bowser. Sticker Star, Bowser. Color Splash, Bowser. Spoileriamo tutti i boss finali del mondo. Vediamo se trovo Yoshi's New Island. Con un pochino di lag. Prendiamo le monete. Con un pochino di lag. Allora, questa è la grande storia, la grande lore di Yoshi's New Island. Guardate. Improvvisamente, attraverso lo spazio e il tempo, appare Re Bowser. Così. Perché c'è la tassa che devi mettere Bowser. Devo andare, se non sbaglio, da qui. La clip. Non eri nel Crystal Palace? Sì, l'ho appena finito. Ho appena battuto il boss. Il Crystal King. Non sotto. Luigi's Mansion? Bowser. Luigi's Mansion 2? Bowser, mi pare. Non sotto, lo so, sono scemo. È uno dei motivi per cui New Island è stato criticato. Uno dei tanti. Uno dei minori. Ok, Luigi's Mansion 2 e 3. Giusto, Reboot. Ok, quindi abbiamo più PV, più PF e in guardia. Non ne vale la pena. Te lo sei perso. Sì, praticamente ero molto vicino al boss. Quindi è bastato qualche minuto. Curiamoci. Wario Master of Disguise. No, dai, Wario Master of Disguise era un altro, no? Era tipo il Re Cannoli, come cacchio si chiama. Terror Misu. Ma c'era qualcosa che si chiamava Cannoli, giusto? Maestro 3. Mario Tennis Aces? Bowser. Super Mario Bros. 2 però è del 86. No, aspetta, 86 è Lost Levels. Di che anno è Super Mario Bros. 2 USA? Conte Cannolo. Giusto. Era 88? Salva, mi pare di aver salvato. Ma ora mi ha fatto venire il dubbio. In Mario Tennis e Mario Golf? Sì, tecnicamente Mario è il boss finale. Quei giochi praticamente hanno una modalità storia, e ora spoileriamo tutto, no? Hanno una modalità storia in cui sei un ragazzino qualsiasi, e per qualche ragione Mario è il tennista più forte del mondo. E il tuo obiettivo è scalare le graduatorie
diventare sempre più forte finché non arrivi ad affrontare i personaggi di Mario e il boss finale è proprio Mario, in Mario Tennis e Mario Golf. Che è carino, è piuttosto unico. E poi non è che c'è una storia tipo ah, Bowser è stato posseduto da una racchetta malvagia. No, è semplicemente un ragazzino che vuole essere bravo a tennis, tutto qui. E adoro questa cosa. Non mi piacciono quando le storie sono tutte tipo oh, è apparso un portale per un'altra dimensione, arrivano le ultra creature. Qualsiasi riferimento a Pokémon Sole è del tutto intenzionale. Togliamo multisalto. Facciamo che tolgo Sisma Super. Tolgo. Tolgo Bella Vita e metto Potenza più. Due potenza più, un mega difesa e irruenza. Desio potenza? Potrei, però sono a posto, penso. Dai, vediamo come va. Prendiamo Gumbario. Mario viene posseduto e deve usare un altro personaggio. Kof! Ah, Mario, benvenuto al dojo! Speriamo che non facciano lo stesso errore con Origami King. Ci scommetto, sarà di nuovo Bowser. Ok, vediamo se stavolta le cose vanno meglio. Maestro 3. È fattibile anche nel capitolo precedente, sì. Basta essere bravi. Facciamo una supercarica. Parto male. Effettivamente dovevo partire con via mare. Vabbè, lo farò dopo. Carica. Lo voglio come personaggio in Mario Kart Tour. Ma sono troppo impegnati a mettere Mario oro, rosa, arancione, iper, mega, ultra, cuoco, pasticcere, pilota, corsa, tra parentesi, Luigi's Mansion. E nella puntata filler solo 1 e 2. Questo è il 3. Praticamente ci sono 3 battaglie col maestro, questa è la terza. Quindi facciamo via mare, via potenza. Perché dicevo via mare? Bless. Schelo Bowser, oro. Nel dubbio, oro. Mettere personaggi degli RPG? Nah. Mettere qualsiasi personaggio oro? E come? Facciamo Toad oro. Sto ancora aspettando Toad oro. Maestro ultra istinto, sì. Nell'ultima città c'è un pinguotto che si fomenta. Ah, peccato, me lo sono perso allora. Facciamo una B di Sost. Bless. Ti serve vita? Eccola. C'è un modo abbastanza subdolo per cisare Maestro 3. Ok. Facciamo carica. Ok. Continuiamo a non parare. Non mi piace parare. Non mi ricordo se supercarica si può staccare. Come che si dice in italiano, se si può fare più volte. I Yoshi tipi timidi hanno 8 colori ciascuno, sì. Ancora non li hanno messi tutti, ne hanno per un anno. Ne hanno per un anno di aggiungere altri colori. Stacchiamo. Carica. Almeno
CTR hanno fatto belle skin. Ecco, se almeno fossero cose interessanti, già ci starebbe. Ma se è tipo Mario con la cravatta, Mario col cappello da cuoco, Mario musicista, Mario col vestito tradizionale giapponese, Mario nudo, insomma, alla fine stanca. Vediamo come va. Bene, direi. Ok. Morto? Non è morto! E ora basta essere così... di avere pietà, insomma. Non mi uccidere. Ok, tutto qui? Dai, deve essere quasi morto. Super pensa di renderla pubblica. Ecco, Super è l'autore della traduzione. Chiaramente ancora in corso, ci sono varie cose da completare, cose da sistemare. Però mi farebbe molto piacere se fosse pubblica. Magari quando vedrete questo video su YouTube, nella descrizione ci sarà il link alla traduzione completa, tra qualche anno, non lo so. Quindi speriamo che Super riesca a finire. Siccome mi hai battuto, ti do il mio rispetto totale. Licenza. La prova della forza di Mario. E a cosa serve? È legale pubblicare una traduzione? Sì. Perché praticamente pubblichiamo una patch. Praticamente quello che pubblichiamo è solo il codice creato da Super. Cioè i testi italiani creati da Super. Non pubblichiamo la ROM. Pubblichiamo una patch che va applicata alla ROM. In teoria, voi possedete il gioco, vero? Io possiedo il gioco. Quindi in questo caso sì, diciamo, sto usando l'emulatore. Però lo possiedo. E questo è un dump della ROM. Come si applica? E là, c'è il quiz. Faremo la spiegazione. Immagino quando ci sarà la patch. Ma sostanzialmente basta un programma che fa proprio quella cosa. È solo questione di scaricare il programma e poi un paio di click. Che praticamente sono le stesse cose che fanno quando fanno le hack di Super Mario World, Super Mario 64. Modifica pure alcune musiche? Non credo che tecnicamente modifichi le musiche. Credo che tecnicamente modifichi solo il puntatore delle musiche. Cioè dice al gioco, invece di suonare la musica numero 50, suona la musica numero 30, per esempio. Ah, le proprio... Cioè non erano più nel codice del gioco. Facciamo finta di niente, insomma. Shh, no, non le avevano modificate, no. Totalmente legale. Domanda. Di che colore sono i pantaloni di Goomba King? Oh mio Dio. Sono 15 parti faghi. Cacchio se lo ricorda. Blu e bianco? Mi pare rosso e bianco. Ok. Corretto. Congratulazioni. Ecco la tua scheggia stella. La musica finale di Bowser? L'hai cambiata? Addio, alla prossima. Sì, era la terza. Avete indovinato. Mi curo di nuovo. Red and White è la controparte di Red and Green, sì, è la versione sbiadita. Dopodiché, iniziamo l'ultimo capitolo. Comunque, io adoro il tema del boss finale. Spero che non sia troppo diverso.
Oggi stacco più tardi? No. Oggi normale? Venerdì farò uno stream più lungo. Allora, venerdì ho intenzione di fare, non so, 2 ore, 3 ore, 4 ore? Quanto ci vorrà, ci vorrà. Come ho fatto per Super Mario RPG, se vi ricordate. Perché non mi piace interrompere sul più bello. Cambiano gli strumenti ma non l'arrangiamento, ok. Anzi, aspetta, andiamo qui. Dice Dark. C'era... qua niente? Non c'era qualcosa qui? No? Ok. Venerdì non ci sarai, mi spiace. Pubblicheremo la replica il prima possibile. Dimenticavo... qua c'è... mezzo danno. Ok. Composta, forse non ho spazio? Sì, ce l'ho. Mercoledì non c'è lo stream? No, purtroppo mercoledì non ci sono. La cuoca può cucinare 2 cose insieme? Sì. Però... mi rompo. Schegge stella, vediamo un po' cosa posso fare. Visto che sto per finire il gioco, non è il caso di risparmiare. Meno PF costa 25. Multicuori? Quanto costerà multicuori? Autofiore mi piace. Autofiore mi piace. Mercoledì pomeriggio senza Paper Mario, mi spiace. Che mercoledì ci sei ma non c'è Paper Mario e venerdì c'è Paper Mario ma non ci sei. Scampi B rende Gumbari inutile, sì, però Gumbari è forte. Quindi comunque lo userei un po'. Però dipende molto da quanto costano. Cioè se io prendo Scampi B e costa 80, non l'equipaggio. Se costa 1, ci faccio un pensierino. Dove hanno messo Storm? Ok, dai, facciamo Autofiore. Va bene, mi piace Autofiore. Ah, te lo dice quanto costa. 3 non è male. E basta così. Allora. Togliamo potenza più. Poi. Mettiamo. Facciamo. Dov'è quella che ho appena ottenuto? Dov'è? Autofiore. Proprio qui sotto i miei occhi. Rimettiamo bella vita. Devo rimettere multisalto, sì. Togliamo Desio Potenza? L'ho trovata l'ultima imitazione? Effettivamente no. Oh, A, B, C, E. Non so dov'è D. Dobbiamo trovarla. Dov'è? Carica salto la voglio tenere, però... cosa levo a questo punto per rimettere il multisalto? Tolgo Desio Potenza che la uso di meno. Non ho nemmeno una tessera per i martelli, è vero? Quasi quasi tolgo Irruenza. Allora, la D si trova... al borgo dopo aver fatto la side quest di Pop Diva? E cosa sarebbe la side quest? Vale la pena? Carica salto? Sì, dai, facciamo così. Addio qui, mettiamo magari così e mettiamo Sisma Super. Devi andare ad Arsura e tornare. No, mi rompo. Carica salto. Anche questo, dici?
Ah, giusto, multisalto, mi stavo scordando. Ok. Fine. Multisalto, salto turbine, sisma super. Cambio rapido, bella vita e autofiore. Potenza più, mega difesa, irruenza. Quasi quasi potrei considerare di togliere un mega difesa. Oppure addirittura... No dai, va bene così. No, meno PF no. Siamo pronti per l'ultima area. Devi andare al bar, parlare col cantante e il poeta, poi parlare al Toad nel deserto e riportare la cosa. No dai, mi rompo. Buon pomeriggio, Crono Super. Come va? Facciamo che per questa parte finale equipaggio tutte e quattro. Vai a cucinare? Nah. Più che altro penso che sia palloso per lo stream. Non volete vedermi che cucino per mezz'ora. Benone, mi fa piacere. Io tutto bene. Sto bene, mi sto divertendo molto con Paper Mario. Qua non c'è ben niente. Ne vale la pena! Una ricetta, ok, quale? La composta? Ultrafungo e composta? Ok. Composta e ultrafungo, sì, mi era sfuggito. Troppi messaggi. Non si annoia Bowser ad aspettare che Mario lo riempie di botte? Bowser in realtà è convinto che sarà lui a riempire Mario di botte. Chiaramente andrà così, sicuramente. Ok, torniamo indietro. Andiamo qui. Secondo me Bowser vince, sì. Dopo aver finito questo farai il 2? In futuro sì, ma non subito, perché il 17 esce Origami King. Quindi non vorrei farli accavallare. Quindi finisco Paper Mario 64 e a luglio ci sarà Origami King. E poi in futuro il portale millenario. Magari Super Star Saga, Super Paper Mario. Mi piacerebbe fare tutti i Mario RPG. Dunque, composta. Sì. Ultrafungo. Bowser ha buttato di sotto Mario. Secondo me Mario è morto. E questo è semplicemente il sogno che fa mentre è in coma. Mi piace riciclare le battute. Storm, non dimenticare Tina. Anche Mario Power Tennis. Che è a tutti gli effetti un RPG. 50 HP e 50 FP. Wow. Ok. A sto punto... Origami non lo compro, allora lo guarderò qui. Io spero tanto che sia buono. Non so, mi piacerà? Lo odierò? Lo amerò? Sarà il miglior Paper Mario di sempre? Non ho molta fiducia, ho un po' di scetticismo come ho già espresso in altre sedi. Ah, dov'è il negozio? Però non voglio farmi preconcetti, ecco. Voglio giocarci con la mente aperta. Magari mi piacerà. No, non me ne faccio un altro, però ritiro un paio di cose. No! Ritiro. Un fungo SOS. E basta. Quindi, tre funghi SOS, un ultrafungo, sciroppo acero, superfungo. Dai, abbiamo un bel po' di roba. La bagnottella, giusto. Non convince a 60 euro? Allora, se è anche a un terzo della qualità del portale millenario, li merita 60 euro. Ok, magari non un terzo, ma due terzi della qualità del portale millenario.
Se è alla qualità di Sticker Star, non merita neanche 10 euro. Ah, ok, sono pieno. 3/5, sì. Togliamo la stella cadente. Sì, dai. L'ho appena comprata e la tolgo. Sì! Ah! Cerco di premere veloce. Quindi sbaglio a premere. Pagnottelle. Un altro negozio più tardi? Ok. Insomma, sono di sicuro curioso di scoprirlo. Ci giocherò il 17, come sto giocando oggi a Paper Mario, quindi ogni lunedì, mercoledì e venerdì ci sarà la serie di Origami King. Non so se lo guarderai perché vuoi giocarci. Mi pare comprensibile. Pare come Color Splash. Allora, il combattimento è diverso. Sembra che però i personaggi siano un po' banali da quello che abbiamo visto finora con il Color Splash. Questo mi fa temere per la storia. Mario, riesci a sentire la mia voce? Aprirò da qui l'entrata che collega la strada delle stelle. Entravi senza timore. La via continua fino alla Terra delle Stelle. Là, noi sette spiriti stellari ti conferiremo l'ultima tecnica. Usandolo potrai contrastare il potere dello scettro stella che ha Bowser. So parlare. Non indugiare il tuo arrivo. Mario, vediamoci nella Terra delle Stelle. E andiamo. Non ho fatto la voce in lontananza. Ops. Ok, siamo letteralmente nell'area di Super Mario RPG. E là? Questa parte è carina. Esteticamente bella. Era strobaffo, ok. Contro questi cosi mi conviene fare il martello. No. Enciclopedia? Questo è un Ember, nome molto originale. Gli Ember sono dei mostri forgiati da un fuoco blu. La Zelda sembra... la musica sembra Zelda su Lullaby. Non ci ho fatto caso. Ciao stupido cane, benvenuto. Benvenuta. E grazie per il follow. 10 HP, 4 attacco e 0 difesa. Sì, è il cane dei miei vicini. Mi ha sentito! Allora, sembrano ghiacciati, ma sono fatti di fuoco. Quindi gli attacchi di fuoco non funzionano. Si dividono quando sono attaccati. Ok. Mister Cane. Il cane dei vicini. Gli attacchi d'acqua funzionano bene. Allora, ormai non so che fare con Mario. Letteralmente non so che fare. Non c'è difesa in Paper Mario 64, quindi... non posso fare... facciamo così. Ok. Aia. 4 ciascuno? Aia! Ok. A sto punto... prendiamo... sushi e facciamo surf. Oggetto. Ok.
E via. Quindi, come consiglia Super, mettiamo glaciazione. Quindi andiamo qui. Glaciazione costa 2. Quindi tolgo Sisma Super per ora e rimetto glaciazione. Gioco di Paper Mario preferito, il portale millenario. Dopo aver rigiocato Paper Mario 64, ora posso fare un confronto. Sì, preferisco il portale millenario. Mi piace molto questo gioco, però il portale millenario è il migliore. Super Paper Mario è una bellissima storia, ma il gameplay non regge altrettanto. E poi mi spiace che non hanno mai più fatto giochi di Paper Mario. Sarebbe bello se ne facessero un altro, no? E invece... ormai dal 2007 che non ne fanno uno, peccato. Si è duplicato, sì. Ah, ok. Non pensavo che lo toccasse. Super Paper Mario è un platformer. Sì, praticamente Super Paper Mario è un gioco di piattaforme con qualche elemento RPG. Solo che secondo me non è né un buonissimo gioco di piattaforme, né un buonissimo RPG. Però la storia è eccellente, i personaggi sono eccellenti, la musica è eccellente. What funziona? Devi solo completare la carica, ok. Funziona, devi solo essere bravo. Ok. La musica di Super Paper Mario è fantastica, sì. Forse è la mia preferita nella serie. Tipo... tutte le musiche dei boss, Summer Kingdom... ne ha un sacco fantastiche. Cosa posso fare qui? Funzionerà Cooper? Maxi Guscio? La musica del titolo? Anche questo Paper Mario è figo, sì. Sì, è chiaro. Questo Paper Mario è fantastico. Farò una recensione poi dopo averlo finito. La pubblicherò nel sito. Per chi non lo sapesse, siamo una community di Mario e il sito è mariocastle.it. Quindi penso che farò una recensione e elaborerò meglio i miei pareri. Però sì, è fantastico. E là! Buongiorno, o dovrei dire buonasera, dovrei fare la vocina, vero? Prendiamo. Nella terra delle stelle si vede sempre il cielo stellato. Prima che venisse rubato lo scettro stella, il cielo intero brillava di stelle cadenti che lo solcavano. Il confronto da adesso era molto più animato. Quando ho sentito per la prima volta degli spiriti stellari che erano stati catturati e lo scettro stella rubato, ho perso il seno, insomma. Ho pensato, ecco, è la fine del mondo. Ma adesso gli spiriti stellari sono tornati. È la dimostrazione che non bisogna mai perdere la speranza. Quando si è saputo che gli spiriti stellari erano stati rapiti, un amico era così scioccato che quasi... si è quasi ammalato. La sua luce è quasi scomparsa. Si è quasi ridotta a un semplice... insomma, quasi scomparsa. Da quando gli spiriti stellari sono tornati, splende nuovamente. Sei un lightsaber, che è praticamente un gioco di parole tra lifesaver e lightsaber. Lo conosci bene l'inglese, complimenti. Considerando quante volte mi inceppo, potrei fare di meglio. Però, grazie per il complimento.
Sì, mi piace molto questa ambientazione. Sarò onesto? Non la ricordavo. Cioè, non la ricordavo benissimo. Ok, basta voce. Mi porta molta gioia sapere che gli spiriti stellari sono tornati. Il nostro unico desiderio è il ritorno dello scettro stella. Sembra così strano, una stella che esaudisce un desiderio. La sedia è inutile, sì. Ok, un negozio. Vabbè, sono già a posto appena fatto tutto quello che volevo. Parliamo con te. I nostri preziosi spiriti stellari sono tornati. Oh, che giorno felice. Tutto merito tuo. Suppongo che dobbiamo... esaudire un desiderio a Mario invece che alle stelle a Mario, da ora in poi. Tutte le stelle ti devono un favore. Curiamoci. Ah, qua i funghi costano di meno. Vabbè, con tutte le monete che ho. Per chi non lo sapesse, all'inizio dello stream ho vinto la lotteria, praticamente. E ho vinto un sacco di monete, quindi per tutto il gioco sono a posto. Cooper si era glitchato? Non l'ho visto. Pavimento era arcobaleno? Spero che non sia un problema di emulazione. Se non si vede. Ah sì, glaciazione. Via. E rimettiamo. Sisma Super. La musica è quella di Super Mario Bros. 3, quando prendi uno scettro. Col giusto plugin grafico si vede bene? Proviamo! Sono curioso a sto punto. Vediamo qui. Proviamo nel bel mezzo di uno stream, cosa può andare storto? Dai, continua, sono quasi le 17, sono un po' curioso, vediamo. Angry Lion? Va tutto bene? Va tutto bene? È crashato! È crashato, ce l'ho già Angry Lion. Ho cercato di metterlo ed è letteralmente sparito. Ah, ok. Va tutto bene. Va tutto bene. Niente panico. Di solito si può cambiare. Avevi salvato? Sì. Non parte Angry Lion. Forse ho sbagliato qualche setting. La spunta... nella scheda dei plugin grafici, ok. Va tutto bene. Quale spunta? Va tutto bene. Ok, HL. Che si trova qui. Reset. Va tutto bene. Unidentified microcode. Ora esplode il computer. Non è la versione Plus. Ah, ok. Ho un'idea.
Rinuncio. Va tutto bene. Va tutto bene. Ora parte. Da un momento all'altro. Se mi cerco un video. Volevo essere io quel video. Vi metto una musica nel frattempo. Niente panico. Vediamo se Project 64 non crasha. Ovviamente crasha. Una volta sì e una volta no. Benvenuti! In Storm si fa denunciare da Nintendo. Ci siamo. Non so cos'era il messaggio di Nexus. Spero che non fosse... Cioè, sicuramente era qualcosa di... Una GIF. Di che sito era? Perché così la metto in una whitelist. Il computer che sparisce. Tenor, ok. Lo metterò nella whitelist. Mi ricorderò. Ok, va tutto bene. Mario, complimenti per essere arrivato fin qui. È giunto alla fine il momento di fare irruzione nel castello di Bowser. Andiamo, unendo le forze, noi sette ti conferiremo l'ultima tecnica. Oh no, glaciazione di nuovo! Ok. Troppo tardi, c'è una battaglia? Mario può usare lo Star Beam. C'è una battaglia? La gif del tizio che batte la tastiera fortissimo finché non perde le mani. Ce l'ho presente. Usando questa tecnica potrai neutralizzare il potere dello scettro stella che ha Bowser. Tuttavia c'è ancora un'altra cosa da darti. Il potere dell'amicizia. Oh. Oppure questo. Questo è il vascello delle stelle che si tramanda nella terra delle stelle. Il castello di Bowser si trova in un punto ancora più in alto nel cielo rispetto a qui. Spin. Nonostante ciò, grazie a questo vascello potrai arrivare fin lassù. Su via, imbarcati e ora dirigiti al castello di Bowser. Noi saremo sempre con te. E potrai usare i nostri poteri liberamente ogni qualvolta lo vorrai. Ok, glaciazione. Via. E mettiamo... Sisma Super. Noi saremo sempre con te, ma non veniamo con te. Addio. Pronto? Ebbene sì. Momento Dragon Ball. La musica? Cosa mi ricorda la musica? Ah, una stella cadente! Che la principessa torni presto, che la principessa torni presto, che la principessa torni presto. Hai fatto un desiderio? Sarebbe bello se si avverasse, vero? Amen. Sì, cuoricino. Oh... Voglio incontrare la principessa Peach, voglio incontrare eccetera. Voglio mangiare una montagna di torte di funghi. Stella cadente, per favore, ricordati del mio desiderio.
Mi ricorda un po' il tema della stella. Ed eccoci qua. Scena 8. Alla resa dei conti con il mostruoso Re Bowser. La torta al detersivo, no? Oppure quella. Eccoci qua. Salviamo. Molto tecnologico per essere una testa di mattoni. Ok, vediamo un po'. Posso andare da qui, immagino. Oppure no? È totalmente raggiungibile, andiamo! Mario! Puoi arrivarci! Ok, facciamo il giro. Forse cupostino? No, di solito cupostino non funziona quando ci sono pareti invisibili. Ok, facciamo una enciclopedietta. Questi fanno male. Q-Patrol, Koopa armati. Sono elite. Ok, sono i Koopa soldati dell'elite. 8 HP, 4 di attacco. Se non te ne sei accorto, hanno le spine, non saltarci sopra. Quando i loro HP si abbassano, fanno un attacco molto forte. Difesa 3, quindi Watt. L'attacco di questo... O meglio, la potenza di questo attacco disperato è 10. E chiamano anche rinforzi. Non sottovalutarli. Ok. Facciamo... che... piglio Watt oppure, però pandistelle non basta. Mi piace che ormai dico pandistelle, cioè normale. Prendiamo, ok, facciamo così, martello e poi uso Watt. Parato. Potrei farli addormentare, sì. Tutti insieme? Penso che quell'attacco serva col boss finale. Non so se serve ora. Forse mi contraddicete. Non lo so. Non mi ricordo. Ok. Provo a usarlo. Aia. Proviamo a usarlo. Costa zero. Bless. Ok, niente. Questo è il potere degli spiriti stellari. Niente. Funziona solo su Bowser. Ok. Chiave del castello. Ok, quindi posso tornare indietro. E là! Non posso fare niente qui. Manco parlarci? Ok. Lasciali in prigione. Volentieri. Sui nemici elettrificati o quelli che usano la carica, ok. Quindi serve a togliere... i cambiamenti di stato. Ok! Facciamo di nuovo... sto per salire di livello, ma ancora no. Facciamo così. E uno è morto. Sì.
Se non liberi Toad non ci saranno più i Paper Mario con 3000 Toad. Geniale! Ops! Guardavo la chat. Potrei fare qualcosa di diverso? No. Bene. Oh, chiama aiuto? Ok, allora facciamo Sisma Super. Un sacco di cose diverse. Nah, va tutto bene. Va tutto bene. Ok, 86 punti stella. Siamo quasi al level up. Va bene, ci vado a sbattere. E sono 3 stavolta. Facciamo... facciamo... Quanto hanno di difesa 3? Diamine, non basta neanche il pan di stelle. E non basta neanche Maxi Gush. Però... basterà... Addormentali? Nah. Bless. Basterà... Bombette. Il Pokémon era buffo quando non arrivava nessuno. Sì, le battaglie... com'è che si chiamavano? SOS. Super bomba dovrebbe bastare? SOS, sì. But nobody came. 95. Recuperiamo un FP per qualche conta. Preso stavolta. Ok, dai, andiamo dritti di ultra bomba. Solo 4, ok. E poi andiamo di pan di stelle. Che importa. Storm, no. Ma sto salendo ormai. Livello 21. E come al solito, la scelta è tutta vostra. Apriamo le votazioni e scegliete tra HP ed FP. La gente ha l'OCD e quindi vota HP, perché siccome FP è 35, ora la gente vuole anche HP a 35. PD che se non muori. Grazie per la fiducia. Il cane sta votando FP. Il cane crede in me, crede che non ho bisogno di HP. PB che sei scarso, cuoricino. Ok, conto fino a 5. 1, 2, 3, 4, un altro voto per cuori. 5. Ok, cuori, e cuori sia. Segniamo qui nel layout. E sono le 5 in punto. Quindi curato perfettamente. Facciamo che no. Vediamo se c'è un salvataggio a breve. Anche se l'ho appena passato. Wow! Benvenuto, Verme. La musica! Quel tema è anche come inizia la battaglia con Bowser. Il blocco è piuttosto distante, ok. Beh, ormai vediamo cosa c'è qui. Sono la porta che fa da guardia al castello di Bowser. Il mio lavoro
e tenere i tipi sospetti lontani. Non hai votato. È finito il tempo. Però stava vincendo nettamente, HP. Devi essere Mario, fammi indovinare. Vuoi passare da qui? Hm? Vuoi passare dall'altro lato di questo muro? Ok, allora. Resta di fronte a me. No? Ciao? Quindi, il prossimo stream sarà venerdì. Come dicevo, mercoledì non ci sarò. Venerdì, stream finale. Non so se ci vorranno 2 ore, se ci vorranno 2 ore e mezza, se ce ne vorranno 3, 4, ma finiremo il gioco. Quindi preparatevi. Inoltre... dove cacchio vado? Ah, qui. Il castello è lungo, ok. Inoltre finirà la classifica. Salviamo 2 volte. Salviamo 3. Per sicurezza. Inoltre finirà la classifica, quindi... se volete salire di livello, fatelo ora o mai più. Insomma, entro venerdì. Alle 19 finiamo il gioco? Vedremo. Sarà una bella giornata... paper meriosa. Meriosa. Mariosa.